Buongiorno ragazzi, come va? Allora, io bene, devo dire, e oggi vi faccio un video tag che riguarda più la rubrica che ho iniziato sui viaggi. E prima di questo volevo invitarvi ad andare sul gruppo di Facebook che hanno ideato Jessica e Melania e vi metto tutti i link qua sotto. Il gruppo riguarda tutti gli youtuber che parlano di libri e che vogliono farsi conoscere, quindi se volete conoscere altri youtuber che parlano di libri andate in questo gruppo, chiedete di iscrivervi e ne conoscerete altri, oppure se siete dei youtuber che vogliono farsi conoscere un po' di più alle prime armi, andate lì, è veramente un bel gruppo, quindi correte. Detto questo, iniziamo il video tag che però non riguarda i libri. E niente, spero che vi piaccia. Iniziamo. Allora, il video tag si chiama Che viaggiatrice sei? Tre aggettivi per definire che viaggiatrice sei. Allora, sono arrivata qui impreparata e quindi sono impreparata anche nelle risposte, come sempre. Spero che non si sia vista l'etichetta della maglia fino adesso. Allora, viaggiatrice paurosa, sì, perché io devo essere estremamente sicura di tutti i viaggi che faccio. Viaggiatrice entusiasta, perché comunque mi piace viaggiare, quindi ogni viaggio mi porta qualcosa di buono. E poi e poi pigra, direi, perché anche nei viaggi io sono una grande pirona. Lo so, un bel dramma. E viaggi spesso? Punto di domanda. E se viaggiare 2 volte l'anno, in media, e viaggiare spesso, diciamo di sì. E poi mi capita anche di viaggiare altre volte, tipo. Cioè, dipende da cosa intendete per viaggiare, per muovermi soltanto 400 km, allora viaggio anche più di 2 volte l'anno, perché per esempio anche per Pasqua adesso andrò a Livorno e quindi anche questo possiamo definirlo viaggiare. E con quale criterio scegli le destinazioni dei tuoi viaggi o delle tue vacanze? Non ho assolutamente un criterio. Allora, alle volte vado a pancia, alle volte cerco di andare in posti in cui sono stata e vorrei tornare, nelle vicinanze. Per esempio, quest'estate volevo tornare nelle isole della Spagna, io ero stata a Fuerteventura. Volevo andare, non lo so, a Lanzarote, Formentera, ma cosa dico? Farò delle figure pessime in quanto a geografia, forse. Cioè, che viaggiatrice sono? Vedete? Una viaggiatrice ignorante, ecco. E poi invece sono andata a vedere le foto sui cataloghi e non mi piaceva. Cioè, sono stata a Fuerteventura, mi è piaciuto molto. Poi ho visto delle foto di villaggi vicini, ma anche dei paesaggi della natura, così non mi piaceva, non mi diceva Deborah vai lì. Quindi ho cambiato meta, che non vi dirò adesso. E quindi sì, poi dipende dal tempo che ho. Quindi se ho poco tempo decido di fare un viaggio vicino e in un altro modo. Quindi magari prendiamo il camper e andiamo a fare una gita in montagna, semplicemente per rilassarci, vedere posti che magari abbiamo attaccati a casa ma non abbiamo mai visto. Allora, quarta domanda. Sei mai stata in campeggio, in un ostello o in un villaggio? Allora, se intendiamo campeggio solo tenda, non l'ho mai fatto. Che tristezza. No, non l'ho mai fatto, non mi è mai capitato di dormire fuori in
in campeggio, cioè solo con la tenda. Dormire in macchina fuori di notte l'ho fatto, ma in tenda no. In un ostello neppure, in un villaggio, oh, sì, in un villaggio a Jesolo, però eravamo con il camper. E quindi sì, in un villaggio. Allora, vacanza in un albergo o in un appartamento residence? Assolutamente in albergo, se siamo solo io e il mio compagno. È comodo anche l'appartamento residence, ci siamo stati, però naturalmente non cucino io, perché sennò che palle, vai in vacanza, devi anche farti da mangiare e tutto quanto. Se c'è qualcuno che lo fa per me, ben venga, se no anche no. Ci sono stata da piccola, però appunto da piccola, da giovane, eravamo in una camera e basta, c'era una camera e quindi eravamo fuori tutto il tempo, fuori, andavamo sempre fuori a mangiare nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie, però si trattava sempre di 3-4 giorni. Prepara un programma dettagliato della vacanza o preferisci improvvisare? Allora, diciamo che, dato che mi rivolgo sempre all'agenzia, questo vuol dire che ho un programma abbastanza dettagliato. Poi vabbè, una volta che sei sul posto puoi cambiare e decidere di andare per conto tuo e tutto, quindi, ma vi ho già detto che io sono una viaggiatrice paurosa e insicura, quindi più ho organizzato, più mi sento sicura. E quindi sì. Ti definisci una viaggiatrice organizzata? Diciamo di sì, per gli stessi motivi di qui sopra. Se io devo avere tutte le mie cose al posto giusto, devo sapere dove vado, perché altrimenti sono, diciamo che sempre gli stessi motivi, cioè ho paura, sono insicura. Quante valigie porti? Allora, porto una valigia grande, estremamente grande, una valigia rigida che da quando ce l'ho anche là dietro. Vabbè, non ve la faccio vedere. E poi di solito la borsa, come quella che avete visto nel video tag sulla borsa, se l'avete visto. E poi uno zainetto di solito, se viaggio in aereo, uno zainetto da portare altre cose in più, se per disgrazia dovesse perdersi la valigia in viaggio, cosa che speriamo non succeda mai. E quindi sì, la valigia solo una. Quante paia di scarpe, quante borse? Dipende dove vado. Cioè, allora, come vi ho detto nell'altro video, se vado in crociera, ragazzi, cioè, non lo so, ho dietro un sacco di scarpe. Sandali aperti, dipende dai vestiti che mi porto dietro, ma almeno due paia, ci sono. Paio di infradito, un paio di scarpe di ginnastica sicuramente, un paio di scarpe eleganti. Tommy, che 5 paia di scarpe ci stanno dentro? Mi sa di sì. Se invece vado a Jesolo, cioè mi porto dietro l'infradito e le scarpe da ginnastica e un paio di scarpe eleganti, no, però decenti, dai. E quante borse? Anche qua, se vado in crociera, una borsa nera, una pochette piccolina, che vada un po' bene con tutto, e la borsa con cui parto. Cerco di partire con una borsa che sia di un colore neutro, che posso mettere con tutto, perché io non sono la persona che si fa 100.000 problemi, e quindi mi faccio tutti gli accoppiamenti vestito borsa, quindi cerco di prendere una borsa che sia vada bene un po' con tutto e via. Decima domanda: quanti libri? Per fortuna c'è il Kobo e quindi prendo quello e via, e magari un libro cartaceo di scorta, perché non si sa mai che si blocchi nel momento sbagliato.
Come organizzi i prodotti di make-up e quali e quanti ne scegli? Questa domanda potrei anche passarla, ma porto assolutamente quello che uso di solito, cioè il minimo indispensabile. Quindi il mascara, la matita, il fondotinta, anche se vado in vacanza d'estate neanche praticamente lo uso. Che è l'unico periodo in cui posso andare in giro quasi senza, diciamo, e la matita e degli ombretti, to, sempre gli stessi colori. È già più un dramma invece quando devo scegliermi gli orecchini, i braccialetti da portarmi dietro, quello sì, però la domanda non c'è. Hai mai perso un aereo, un treno, un traghetto? No. Per viaggiare no, fortunatamente quasi, ma perso mai. Il treno quando andavo a scuola sì, l'ho perso un paio di volte. Raccontaci una disavventura di viaggio. Allora, una disavventura di viaggio per me è stata quando siamo andati a Miami e quando abbiamo fatto tutti i controlli in aeroporto, che già si parlava in inglese, quindi io ancora non avevo fatto il corso, quindi c'è cioè zero, la mia comprensione era veramente quasi nulla. E eravamo ai controlli, dovevo far vedere la carta d'identità a questo tizio, no, il passaporto, e mio compagno era già passato avanti e già lì non gli lasciavano stare là a aspettarmi, continuavano a farlo andare via, si è spostato di 5 metri, non andava bene ancora. Un altro po' gli sparavano dietro perché mi voleva aspettare, invece no, allora lui ha dovuto superare tutti i controlli, non lo vedevo più a vista, e io là con questo tizio continuava a guardare la mia carta d'identità e guardava me, la carta d'identità e guardava me. Insomma, non era convinto della cosa. Poi mi ha chiesto un altro documento. Voleva la patente, io non l'ho portata dietro perché non guidavo di sicuro in America, non me la sono portata dietro per perderla poi. Alle tante gli ho dato la carta d'identità perché voleva un'altra foto e lui continuava a chiedermi cosa fossero i numeri che ci sono davanti alla carta d'identità, cioè, ma io. Cioè, cosa te ne frega cosa sono i numeri? Sono dei numeri che servono per identificare la carta, i numeri di serie. Cioè, io come faccio a spiegartelo? Cosa te ne frega cosa sono quei numeri? Insomma, dopo, non lo so, 20 minuti che guardava questa cavolo di foto, mi ha fatto passare. Però ragazzi, cioè, che ansia. Ecco, queste sono le cose che a me mettono ansia. Qual è il viaggio più bello che hai fatto? Il viaggio più bello che ho fatto, nonostante questo, è sicuramente quello ai Caraibi. Ve l'ho già detto anche nell'altro video e voglio tornarci. Sì, voglio tornarci. Però tutti i viaggi sono belli, mi è piaciuto molto anche la Grecia. E poi mi è piaciuto molto anche Parigi. Ecco. Qual è il viaggio? La vacanza dei sogni che non hai ancora fatto. I miei sogni sono girare tutto il mondo, quindi ogni viaggio è un sogno. Io adesso sono fissata con il Giappone, quindi mi piacerebbe moltissimo andare in Giappone, però so benissimo che non è facile anche per la lingua, perché anche in inglese non ti capiscono, ma vabbè. E volevo fare il Giappo Tour con Marco Togni, questo è il mio obiettivo. E poi l'Australia, due cose completamente diverse, anche se ho visto quella trasmissione che fanno su quei canali, adesso non mi ricordo su che canale è, che ti fanno vedere quanti problemi escono alle dogane in Australia, che mi è passata un po' la voglia, sinceramente. E vabbè, niente, io non taggo nessuno perché ho paura che mi lanciate dietro qualcosa e quindi,
quelli che vogliono li taggo e gli altri niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao, bye bye.